Go Buster! Tempo scaduto! Sono davvero ansioso di vedere i vostri progetti di scienze! E intanto inizierò io con l'esperimento dell'acqua arcobaleno! Ma aspettate! Cos'è che a tutti noi manca, ragazzi? A me manca la mia mamma! Gli occhiali? Sì, esatto, Buster! Gli occhiali! Wow! E quello che cos'è? È il mio pranzo, Buster. Non è color arcobaleno. Sono curioso di vedere i vostri esperimenti dopo l'intervallo. E spero che abbiano più successo del mio. Wow! Il tuo razzo è proprio forte, Bandit! Lo so! E secondo me anche il tuo vulcano promette bene. Quando verserò questo aceto dentro il vulcano, causerà un'eruzione! Il mio razzo elettrico! Quel razzo ha una tale potenza che porterà il pranzo fino allo spazio! In effetti, quelle batterie sembravano potenti. Dobbiamo inseguire quel razzo! Ci penso io, Buster! Attenzione! Ecco Scout la freccia! Vai, vai, vai! Bandit, salta su quando ti dico vai! Pronto? Sei sicuro di quello che fai? Mai! Scusa, credevo avessi detto vai! Oh? No! Non va affatto bene! Basta! Presto, dobbiamo bloccare il cratere! Il sole, Ash! Ci è mancato poco! Ragazzi, è stato fantastico! Allora, di chi era questo progetto? Di tutti noi! L'abbiamo fatto insieme! Ma temo che adesso dovrete pulire e io mangerò il mio panino. Anche se non mi piacciono molto quelli con i razzi dentro... Fatto, sono perfettamente pulito. Bene, dobbiamo avere la carrozzeria lucida per il pranzo dello zio Busby. Lui odia le macchie, anche piccole. Coraggio, ora andiamo o faremo tardi. Buster? Sì? Sta lontano da quelle pozzanghere fangose. Credo che dovremmo tornare all'autolavaggio. Sono pulito, andiamo. Sono troppo emozionato di vedere il grande zio Busby. Prepara sempre dei pranzi gustosissimi. Patatine, panini, bastoncini al formaggio. È vero, Buster. E dolci alle carote, panini al vapore, limonata. Pensi che ci saranno di nuovo i muffin ai mirtilli? Che dici, papà? Beh, lo spero. E burro di arachidi, gelato e... Scusate! Di nuovo al lavaggio?
Sbrigati o faremo tardi! Coraggio, papà, ti sfido! Ah, sì? Ecco che arrivo! Torta! No, 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 no! Per tutte le sgommate! Di nuovo al lavaggio? Coraggio, sbrigati o inizieranno senza di noi! Siamo arrivati appena in tempo! Bella avventura! Grazie, papà! D'accordo! Andiamo da zio Busby! Un'altra volta! Papà, credo che dovremo tornare di nuovo all'autolavaggio! Buster, che cos'hai? Il mio dente si sta muovendo! È una sensazione strana! Oh, Buster! Quel dente cadrà da solo! Sì, ma quando? Presto! E vedrai che quando succederà lo metterai sotto il cuscino e la fatina ti porterà una moneta! Una moneta d'oro? Certo! Devi solo avere pazienza! E quindi mi cadrà veramente presto! Devo solo avere pazienza! Buster! E quando lo metterò sotto il cuscino, la fatina mi porterà una moneta d'oro! Buster! Chissà che cosa ci fa col dente! Buster! Che c'è? Il tuo dente! Non vedi che è già caduto? No, il mio dente è sparito! Dove potrebbe essere? Non lo so! Potrebbe essere da qualsiasi parte! E se non lo trovo, non potrò metterlo sotto il cuscino! È una cosa bruttissima! Aspetta, Buster! Lo possiamo trovare noi insieme! Vuoi dire come due investigatori? Esatto! Investigatore Buster, il caso del dente scomparso! No! Non ho visto il tuo dente scomparso! Ne sei sicuro? Sì, sicuro! Super turbo stra sicuro! E allora quello cos'è? Eh? Eh? Calmati, Scout! È soltanto la mia gomma al gusto di menta! Un dente! Sì! Io l'ho visto un dente! Davvero? Anche più di uno, guardate! Investigatore Buster! Guarda! Aspetta, questo non è un dente! Hai trovato la mia gomma da cancellare, grazie! Mi dispiace, Buster, ma non risolveremo mai questo caso! Che cos'è? Ho trovato il dente! Devo averlo perso quando sono caduto questa mattina! Urrà! Il caso è risolto! Bella avventura, Buster! Ehi! Sta attento al mio dipinto, Bandit! Presa, tocca a te! Sparpagliamoci! Ehi! Tornate qui! Prendimi se ce la fai! Wow! Mi è venuta la nausea! Oh no! No, no, no! Guardate il mio dipinto!
cosa? Io non ho fatto niente. Buster, io non ho fatto niente di male. Buster, andiamo. Ash, ti ho fatto un disegno per tirarti su. Vedi? Questo sei tu e questo è il dinosauro. Ash, si può sapere che cos'hai? Il mio dipinto. Bandit l'ha schiacciato con uno pneumatico. Non sono stato io. Non l'ho schiacciato. Te lo giuro, Ash. Stai dicendo la verità, Bandit? È importante ammettere i propri errori, anche se è stato soltanto un incidente. Lui sì, sono io che sono passato sul dipinto di Ash. Mi dispiace, non volevo farlo. Stavo guidando troppo in fretta e non l'ho visto. Buster, perché non hai detto una parola? Perché avevo paura di quello che avreste pensato. Mi dispiace tantissimo, Bandit. Non avevo intenzione di metterti nei guai. Ero solo spaventato. Non ha importanza. Ti perdono. È molto gentile da parte tua, Bandit. Buster, non è una cosa facile ammettere i propri errori. Hai fatto una cosa molto coraggiosa, dicendo la verità. I miei complimenti. Adesso, se voi tutti vi avvicinate, ho avuto un'idea su come far tornare il dipinto di Ash come nuovo. Tocca a te, Ash! Con l'arancione! Via! Giallo! Verde! Blu! Ecco fatto, ragazzi! È un arcobaleno e le impronte delle ruote non si vedono più! Per tutte le ruote è molto più bello di prima! Buster, mi dici che stai facendo? Noi useremo questo baule di vestiti per mettere su uno spettacolo! Forte! E i protagonisti della commedia saranno i pirati! E io sarò il capitano Barba Buster! Arr! Oh, sarà divertentissimo! Potrei fare un po' di giocoleria! Oh. Sì, magari alla maniera dei pirati. E io voglio cantare la nuova canzone che ho scritto. Ve la faccio sentire. Chi è il grande bus? Sì, sono io, Bandit, il grande bus. I pirati non cantano. I miei lo fanno. E io potrei mettermi dei tentacoli e fare un bel calamaro gigante. Calamaro gigante, Ash. Sarai bellissima. Coraggio, ragazzi, andiamo. C'è molto lavoro da fare. A me piace di più il Trattor Jazz. Siamo pronti? Oh. Yar! Questa è la storia del capitano Barba Buster. Io sono il pirata più coraggioso di tutto il pianeta. E io sono la sua migliore amica, il giocoliere pirata. Guarda! E lui chi è? È un altro pirata. Non un pirata qualsiasi. Io sono Barba Bandit, il pirata cantante! Oh, ma che fai? Oh, no! Chi è il grande bus? Oh, sì! Sono io il grande bus! Oh, sì! Chi è il grande bus? Oh, sì! Sono io il grande Coraggio, bus! Coraggio, Ash! Oh, ora sì. Tocca a te! Io sono il calamaro! Sono io il grande bus! Oh no! Oh, è stato un vero disastro! Ma no, che cosa dici? Il pubblico è entusiasta! Bravi! Coraggio, Ash! È l'ora del grande finale! Sono troppo nervosa! Sbaglierò tutto! Ce la puoi fare, Ash! Dobbiamo divertirci! E non voglio fare la commedia senza di te! D'accordo! Io sono il calamaro gigante! Calamaro! Io sono il calamaro gigante! Guardate quanti tentacoli ho! Wow! Noi siamo i grandi bus! Bravi, bravi! Però ci siamo divertiti tantissimo, Buster!
vero! Quando sarete grandi, ognuno di voi avrà un ruolo da svolgere nella comunità. Sognate in grande! Chi vorrete essere? Potrete essere un pompiere, un medico, o meglio ancora, un insegnante come me! O potrete essere un'auto da corsa e partecipare a tutte le grandi gare ad alta velocità! Abbiamo tante possibilità! Un pompiere coraggioso, un esploratore dello spazio! Io voglio essere un faro! E invece tu, Scout? Io voglio essere un'auto da corsa! Scout la freccia, la vincitrice della grande gara! È fantastico, Scout! Sarai di sicuro l'auto da corsa più veloce della storia! E io sarò il telecronista! A voi, Scout la freccia! Pronta per la grande gara! Ed ecco il suo assistente, Buster! E la campionessa mondiale! La migliore auto da corsa di tutto il mondo! Ecco Rosa Ottano, la Turbocar! Ce la puoi fare, Scout! Pronti? Partenza! Via, via, via! Riesci a sentirmi, Scout? Forte e chiaro! Aspetta, prendi quella curva a destra. È una scorciatoia. No, quella alla sinistra. Ho sbagliato. Sono più veloce di un razzo. Oh no, Buster, ho una gomma a terra. Non preoccuparti, Scout, arrivo. Scusa, scusami, scusa. Buster! Ecco qui la gomma! È troppo tardi! Non riprenderò più un Rosa Ottano! Ma sì, invece! Se c'è qualcuno che può farcela è Scout la freccia! Ecco sbucare dal nulla Scout la freccia! Sapevo che avresti vinto, Scout! Grazie! Non ci sarei riuscita senza di te! Lo spazio! Questo è il nostro sistema solare! Lo spazio è bello! Mi sono comprato un alieno oggi! Questo è Mercurio! Il pianeta arancione, Nettuno il pianeta azzurro e Saturno il pianeta giallo, con un anello. E questo è Marte, il pianeta rosso, è il pianeta più vicino a noi. Voglio andare su Marte! Buon per te, Buster, vai verso le stelle! Sarai il primo bus che avrà messo le ruote su Marte! Sta attento a quegli asteroidi, Buster! Lo spazio è meraviglioso! Vorrei tanto andare lassù! Sono Super Buster! E volo nello spazio come un razzo! E io, Scout la freccia, e corro lungo tutto l'universo come... un'auto! Coraggio! Esploriamo lo spazio! Che succede, piccolo amico alieno? Oh, Capperi! La tua è una storia veramente triste! Aspetta! Tu capisci quello che sta dicendo? Ma certo! Ha detto che si è perso! Quindi dobbiamo aiutarlo a trovare la strada di casa, verso Marte! Il pianeta rosso! Proprio così, Scout! Andiamo! Non è casa tua! Questo pianeta azzurro è Nettuno! Bli, blu, blu! Ha detto Nettuno nella lingua degli alieni!
Se io fossi un alieno, vorrei vivere qui. Questo è Saturno. Sì, è quello che ho detto. Attenta, Scout! Asteroidi in arrivo! Reggiti forte, amica! Adesso si balla! Viva l'alieno! Marte! Il pianeta rosso! Bliblu blu! Ce l'abbiamo fatta! È questa casa tua! Blip, blip, blip. È stato divertente! È una giornata di sole e papà Bus vuole portare Buster in gita al mare! Buster saluta mamma Bus e partono! Urrà! Ma, oh cielo! Otis sta bloccando la via! La strada è chiusa! Buster è molto turbato! Ma perché? Ma sembra che papà abbia un'idea. Guarda che bel fiume! Possono fermarsi a pescare! Buster è deluso però, perché voleva andare al mare. Papà gli insegna a pescare. Wow! Adesso tocca a Buster. Buster si sta annoiando. Non è divertente come essere in spiaggia. Perché papà Bus è così entusiasta? Aspetta! Qualcosa sta tirando la lenza di papà! Cosa sarà? Wow! Papà ha preso un pesce enorme! È troppo grande! Papà non è abbastanza forte! Buster si unisce a lui e lo aiuta! Attento, Buster! Ups! Sono stati trascinati in acqua! E il pesce trova la cosa molto divertente! Buster e papà non si arrenderanno così facilmente. A quanto pare hanno un nuovo piano. Il pesce sta nuotando nel fiume. Papà lancia la lenza e il pesce abbocca di nuovo. È un altro tiro alla fune. Guarda, c'è Buster che galleggia nel fiume. Ah! Preso! Buster ha catturato il pesce con il retino! Vai, Buster! Papà è molto orgoglioso! Ben fatto, Buster! Il pesce nuota via! Alla prossima, Fishy! Alla fine la pesca si è rivelata molto divertente! Oggi papà Bus e Buster sono andati a fare un giro sul fiume! Cosa faranno? Oh, delle barche! Che emozione! Buster vuole salire sulla barca! Ma aspetta, non ancora! Prima papà Bus vuole insegnare a Buster come fare un nodo robusto, in modo che la barca non si allontani. Papà Bus ha fatto un grande nodo! Ora tocca a Buster! Ah, c'eri quasi! Tranquillo, Buster. Fare nodi robusti è molto difficile. Papà Bus mostrerà di nuovo a Buster come si fa. Ma Buster non è molto interessato ai nodi. La barca è proprio lì. E papà è molto concentrato sul nodo. Buster è salito! È molto più divertente. Oh no! La barca non era legata al molo! Il fiume sta portando via Buster! Buster cerca di tornare indietro, ma sembra che non riesca a sterzare! Papà Bus arriva in soccorso! Oh oh! Quella barca ha una falla! Deve trovare un altro modo! Buster viene portato sempre più lontano dalla corrente! Attento, papà Bus! Cosa farà Buster? Oh, c'è un ponte! Buster si è aggrappato! Piu! Oh no! Il palo si è rotto! Papà Bus l'ha mancato per poco! Attento! Oh oh! Buster ha visto che ci sono delle rocce più avanti! Ma può usare il palo di legno per evitarle! Funziona! Bella idea, Buster!
Oh no, il palo si è spezzato! E guarda, c'è una cascata! Cosa sta indicando papà? Una corda! Perfetto! La cascata è sempre più vicina! Puoi farcela! Vai, Buster! Bel lancio! Papà Bus sta riportando Buster a riva! Ci siamo quasi! Ancora un po'! Fiu! Di nuovo sulla terraferma! Ora Buster e papà stanno pescando! È molto più rilassante! Buster, Bandito e Mira stanno giocando con il loro pallone da calcio! Papà sta pescando! Ah, niente pesci oggi! Bel tiro, Mira! Wow, un altro ottimo passaggio! Wow, attenta, Mira! C'è qualcosa che non va! Il cappello preferito di Mira! Il pallone l'ha fatto cadere! Non trovano il cappello di Mira da nessuna parte! È andato perduto! Mira è molto triste! Quel cappello era il suo preferito! Ma sembra che Buster sappia come trovarlo! Useranno la loro immaginazione e trasformeranno la ricerca in un gioco! Dove potrebbe essere il cappello? Oh, quelle impronte sono molto grandi! Chissà dove portano! È un dinosauro! E indossa il cappello di Mira! Scappate! Bandito è finito nella pozzanghera! Attenti! Aspetta! Il dinosauro ha visto il suo riflesso! Penso che gli piaccia il cappello! Ma è di Mira! E lei lo rivuole! Bel tiro, Mira! Oh no! Il cappello sta volando dritto verso il vulcano! Come faranno adesso a riprenderlo? Buster può riuscirci! Deve solo usare la sua immaginazione! Ecco Super Buster! Vai, Buster! Ce l'ha fatta! Ha ripreso il cappello di Mira! Hanno fatto un gioco divertente e hanno ritrovato il cappello di Mira. Ogni cosa è più divertente se usi l'immaginazione e trasformi tutto in un gioco. Buster e i suoi amici sono a scuola e oggi hanno un ospite molto speciale. È mamma camion dei pompieri. Urrà! È qui per mostrargli cosa fa un camion dei pompieri. Se c'è un edificio in fiamme, dovete chiamare i pompieri il prima possibile. Cosa succede dopo? La macchinetta viene collegata all'idrante e l'acqua spegne il fuoco. Evviva! E ora la pratica. Devono far cadere i coni con il getto d'acqua. Ash inizia per primo. Sì, bravo Ash! Poi Scout. Ups. Meglio, brava! Ora è il turno di Buster! Wow! Attento Buster! È stata una giornata fantastica! Ma adesso mamma camion dei pompieri deve andare al lavoro!
Ciao, mamma camion dei pompieri! Grazie! La giornata è finita e Buster sta tornando a casa. Ciao, Scout! Ciao, Ash! Cos'è? È fumo! Da dove proviene? Oh no! C'è un incendio! Cosa può fare Buster? Deve chiamare i pompieri! Buster chiede aiuto a mamma camion dei pompieri! L'insegnante si prenderà cura di Ash! Vai mamma, vai! L'incendio è là! Ah! E lì c'è un idrante! Il prossimo passo è collegare la manichetta! Oh no! Presto! Il fuoco è spento! Urrà! Ottimo lavoro di squadra! È il giorno dopo! Siamo di nuovo a scuola! L'insegnante invita Buster vicino a lui! Chissà perché! Guarda! C'è mamma camion dei pompieri! È qui per ringraziare Buster per il suo aiuto e premiarlo con uno speciale cappello da pompiere! Vai, Buster! Buster e i suoi amici si stanno divertendo moltissimo a campeggiare nei boschi con papà Bus. Papà crea delle ombre inquietanti mentre gli racconta una storia di fantasmi. Wow! Quel mostro è super spaventoso! Fiu! Niente paura, ragazzi! È solo papà Bus! Sembra che sia ora di andare a letto. Buonanotte a tutti! Papà Bus sta raccogliendo altra legna per fare il fuoco. Buonanotte, Buster! Aspetta! Cosa sta combinando, Buster? Sta trasformando la legna da ardere in corna spaventose! Scout è profondamente addormentata. Oddio! Che cos'è? È l'ombra spaventosa di Buster! Povera Scout! Non preoccuparti, Scout! Era solo Buster! Ora tocca a Bandito essere spaventato! Ah ah! Le ombre spettrali spaventano anche lui! Sembra che Buster abbia sonno! Ma Bandito e Scout hanno un piano! C'è un mostro spaventoso! E un altro! Scappa, Buster! Vai! Te lo sei meritato, Buster! Cos'è quello? Oh no! È un vero mostro spettrale! Fiu! Era solo papà Bus che trasportava altra legna da ardere! Troppi spaventi per una sera sola! Tutti quegli scherzi li hanno resi molto stanchi! Ecco che arriva Buster il Bus! Chissà dove deve andare oggi! E quello cos'è? Guarda quel cartellone, Buster! Quelle gomme sono nuove e lucenti! Forse è ora di prendere delle ruote nuove, Buster! Ecco che va! Oh, guarda! È Jessie la Jeep! Sembra abbia difficoltà con la salita! Ecco che arriva Buster! Povera Jessie! Credo che abbia bisogno di aiuto, Buster! Sembra che le sue gomme non riescano a tenere l'asfalto! Ci sei quasi, Jessie! Continua a provare! Oh, Buster, lo so che vorresti andare a prendere quelle ruote, ma la tua amica Jessie ha bisogno di aiuto! Oh, no! Jessie sta scivolando indietro! Ah, ben fatto, Buster! Sei tornato per aiutare Jessie! È molto gentile da parte tua! Oh, no! Sembra che ci sia un problema con il rimorchio di Jessie! Il peso del rimorchio la sta spingendo giù troppo velocemente! Ha perso il controllo, Buster! Presto, Buster, devi aiutarla! Andrà tutto bene, Jessie! Buster non è lontano! Bel lavoro, Buster! Tieni il controllo sul rimorchio in modo che non si rovesci!
Oh no, il garage è proprio lì davanti. Non riuscirà a frenare in tempo. Bella idea, Buster. Usa i tuoi freni per far rallentare Jesse. Ci è mancato poco. Bravo, Buster. E guarda, sono le nuove ruote per cui eri venuto. No, povera Jessie. Le sue gomme sembrano doloranti. Buster, penso che qualcuno ne abbia più bisogno di te. Esatto, Buster, ben fatto. A Jessie servono davvero delle ruote nuove. Ti stanno benissimo, Jessie. Ora non avrai più problemi a trainare il rimorchio. E andare in salita sarà facile. Ciao, Buster. Ciao, Jessie. Che Buster stia di nuovo dormendo. Dove sei, Buster? Guarda tutte quelle palle giganti colorate e i giocattoli. Sembra un ottimo luogo per un'avventura. Vediamo cos'altro troverà Buster. Wow! Guarda quell'orsacchiotto. Guarda com'è grande. Sembra morbido e coccoloso. Ah, così, Buster. Fatti dare un forte abbraccio. Sembra proprio affettuoso. Oh no, Buster, cos'è quel rumore? È un gancio gigante. Credo che Buster sia dentro una grande macchinetta a chiappa premi. Buster, attento! Sta per prenderti! Dai, Buster! Era solo un brutto sogno. Guarda, c'è Scout! Sembra che Buster sia ancora un po' scosso. Ma non hai più niente di cui preoccuparti, Buster. Guarda, Buster. Scout ha qualcosa da farti vedere. Chissà cos'è. Oh no, è una macchinetta col gancio. Buster sembra spaventato. Scout non ne ha paura. Forse è divertente. Non preoccuparti, Buster. C'è Scout con te. Guarda, Buster, c'è l'orsacchiotto. Perché non provi a vincerlo? Dai, Buster, sii coraggioso. Puoi farcela. Ok, Buster, prendiamo l'orsacchiotto. Vai con calma. Così sembra vada bene. Ok, ecco che scende. L'hai preso? E quello cos'è? Non è l'orsacchiotto. Oh, è un piccolo pullman giallo. Questo giocattolo è proprio uguale a te, Buster. Questa cosa fa ridere Scout e Buster. Buster ora ha superato la sua paura della macchinetta col gancio. Ciao, Buster! Sembra proprio una calda giornata lì nel deserto. Wow, guardala davanti a te! C'è una grande montagna con del fumo che esce dalla cima. Cos'era? È Rita l'autosportiva! Sta accelerando verso la montagna fumosa. Penso che voglia fare una gara. Buster e Rita corrono insieme nel deserto a gran velocità. Rita è più veloce. Dai, Buster, ce la puoi fare. Guarda, Buster sta usando quella rampa per raggiungere Rita. È stata una divertente corsa fino alla cima. Ma guarda, quella cos'è? Lava bollente. Credo sia un vulcano. Potrebbe eruttare in qualsiasi momento. Oh, oh, Buster, attento a quel masso. Oh no, è caduto nella lava. Non è successo niente. Oh no, credo che il vulcano stia eruttando. Presto ragazzi, scappate. Oh no, ci sono delle palle di fuoco che vengono sparate dal vulcano. Attenti, sono bollenti. Oh no, Rita è bloccata nella sabbia. Buster è coraggioso e va ad aiutare la sua nuova amica. Ottimo lavoro, Buster. Ora, veloci, andate via. Veloci, veloci! Per un pelo. Ecco Ashley, il camion dei pompieri. Non sembra contenta. Dovrà spegnere tutti gli incendi. Buster e Rita non dicono niente. Non volevano scatenare il vulcano. L'hanno scampata bella. Ma Buster ha trovato una nuova amica. Ciao, Buster! Ciao, Rita! Oggi Buster e la sua famiglia faranno un picnic! Buster è super entusiasta! Mamma Bass è andata a prendere il nonno!
E mentre lei è via, Buster e Bandito devono preparare il picnic. Innanzitutto devono stendere la coperta da picnic. Wow, il vento l'ha spazzata via! Sembra un mantello! Ora è Super Buster! Anche Bandito vuole il mantello! È un tiro alla fune! Buster immagina di essere un supereroe! Super Buster che vola nel cielo! È Bandito il cattivo! Ha rubato il cestino! Oh no! Super Buster deve recuperarlo! Si inseguono in cielo! Vai, Super Buster! Vai! Puoi prenderlo! Oh no! Bandito il cattivo sta mirando a Super Buster con i suoi laser! Ma Super Buster è troppo veloce! Wow, che velocità! Urrà! Super Buster ha salvato il cestino! Ma cos'è quella? È una gigantesca palla laser blu! Oh no! Cosa farà Super Buster? Ah! Userà l'asta della bandiera come mazza! Dai, Bandito il cattivo! Ottimo colpo, Super Buster! Bam! Wow! È stato un gioco davvero divertente! Ma, oh oh, hanno fatto un gran casino! E mamma Bass e il nonno stanno arrivando! Cosa possono fare? Presto, devono sistemare le cose! Come dei supereroi, ovviamente! Super Buster e Bandito il cattivo stanno ripulendo la città! Anche i supereroi devono sistemare i loro pasticci! Appena in tempo! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! E il picnic è fantastico! Gnam gnam! Delizioso! Tutto quel lavoro da supereroi gli ha fatto venire una gran fame! Guarda! È Jessie la Jeep! Ha una torta! Wow! Sembra gustosa! Ma ecco che arriva Bandito il bus! Sembra abbia in mente qualcosa! Oh no! Sta mangiando la torta di Jessie! Non è affatto giusto! Povera Jessie! Ecco Buster il bus! Ed ecco Bandito, che sta guidando troppo veloce! Guarda! Buster è andato a giocare con Scout! Le ha regalato un pallone da calcio! Guarda come ci dà dentro, Scout! Guarda là! Diggly sta costruendo una torre colorata! Ma ecco che arriva Bandito. Chissà cosa vuole fare quel terribile bullo. Oh no! Ha fatto cadere la torre di Diggly! Bandito è un pericolo pubblico. Oh oh! Ha visto la palla di Scout! Bandito sta rubando il pallone! Che prepotente! Buster vuole fare qualcosa. La povera Scout è davvero sconvolta. Buster vuole aiutare la sua amica. Affronterà Bandito e gli farà restituire la palla. Non credo che Bandito ascolterà Buster. Infatti sta facendo il prepotente. Non è giusto. Ma aspetta, Jessie si è messa vicino a Buster. Anche Scout è arrivata ad aiutare. Sono tutti stufi di Bandito e dei suoi modi da bullo. C'è Otis, la macchina della polizia, che si sta gustando un gelato. Ups, Bandito è andato contro Otis. Otis sembra arrabbiato. Va a dare una lezione a Bandito per essere stato cattivo con tutti. Ora Buster, Scout e Jessie possono giocare a calcio in pace. Ecco Buster e Robin.
Sembra che Buster si stia davvero gustando quella gomma da masticare. E quello cos'è? Un messaggio in una bottiglia. Chissà cos'è. Wow, è la mappa di un tesoro. La X indica dove è nascosto. Buster e Robin vanno a cercare il tesoro sepolto. E ora, da che parte dovrebbero andare? C'è il molo. E guarda! Là c'è l'isola deserta. L'hanno trovata! Oh oh, le acque sono piene di squali. Dovranno trovare un modo sicuro per attraversarle. Guarda, c'è Katrina, la barca a vapore. È bloccata sulla spiaggia. Ha bisogno di una spinta per tornare in acqua. Così, Buster, ben fatto. Ottimo, Katrina è tornata in acqua. Oh cielo, c'è un buco. Katrina potrebbe affondare se nessuno pensa ad aggiustarlo. Penso che Buster abbia un piano. Chissà cosa farà con la gomma da masticare. Oh, sta usando la gomma per tappare il buco. Che astuzia, Buster. Ora gli squali non potranno catturarli. Prossima fermata, Isola del Tesoro. Fantastico! Buster è arrivato sull'isola. Ora deve solo trovare il tesoro. È qui da qualche parte. Eccola! La X indica il nascondiglio. Buster scava. Wow! Un forziere! Guarda, una moneta d'oro! Chissà come la utilizzerà Buster. Guarda! Diggly sta sistemando Katrina e richiude il buco. Oh, Buster usa la moneta per pagare Diggly. Ha voluto offrire il suo aiuto per ringraziare la sua nuova amica. Che fantastica avventura! Oh, wow! Buster è diventato un missile e sta per andare nello spazio! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Guarda Buster come va! Benissimo! Ce l'hai fatta, Buster! Sei nello spazio! Che bel posto! Penso che Buster voglia esplorare lo spazio. Guarda là! È un pianeta rosso! Andiamo a vederlo da vicino! Ehi, ciao, omino dello spazio! Scommetto che l'alieno non ha mai visto un Buzz prima d'ora. E ora dove vai, Buster? Oh, un pianeta giallo! È davvero bello con quel grande anello intorno. Ehi, guarda! Buster vuole fare un giro sull'anello. Vediamo quanto veloce riesce ad andare. Wow! È stato divertente! Cosa ha visto ora, Buster? È un pianeta viola! È gigante! Wow! Buster gira intorno ai pianeti, intorno al pianeta viola, al pianeta giallo e al pianeta rosso. Ma aspetta! Oh no, un pianeta azzurro! Buster sta andando troppo veloce, penso che gli andrà addosso. Oh, grazie al cielo, era solo un sogno. È tutto ok, Buster. Guarda, Scout sta usando il suo telescopio per guardare il cielo notturno. Dai un'occhiata, Buster. C'è il pianeta viola, il pianeta giallo e il pianeta rosso. Ciao, omino dello spazio! Buster e papà Buzz stanno trascorrendo la giornata al parco. Oh oh, attento papà! Giocheranno insieme a calcio. È il momento del calcio d'inizio. Buster passa la palla e... Oh oh, sembra che papà non abbia capito bene come si fa. Ma Buster gli mostra come si fa. Ora dei calci di rigore. Buster tira e segna! Oh no, papà Buzz, stai bene? Sta bene. Ora tocca a Buster stare in porta. Papà sembra determinato. Ups! La palla è volata in alto, in aria! Oh, guarda! Ci sono Ash e sua mamma! I camion dei pompieri! Buster li invita a unirsi al gioco! Ottima idea, Buster!
Autobus contro camion dei pompieri. Andiamo! Buster prende la palla. Ash si tuffa di fronte. La mamma tira in porta e... fuori! Ups! Penso che Buster abbia un'altra idea. Chissà cosa ha in mente. Ash e Buster faranno squadra insieme. Adesso i bambini giocheranno contro i genitori. Chi vincerà? Inizia Ash. Papà prende la palla, ma Ash lo placca. Passa a Buster e Buster fa gol! E vai, Buster! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Sono entrambi molto stanchi. Papà accompagna Buster a casa dopo la fantastica giornata. Oh, guarda! C'è mamma Bus! Buster saluta papà Bus. Ma aspetta! Buster dà al papà il pallone da calcio. Deve fare pratica. Buster non sembra molto felice, vero? Andiamo a scoprire cos'ha che non va. Buster sembra molto annoiato. Non ha più niente da fare. Avete sentito anche voi? Penso sia... sì, è l'amico di Buster, Robin! Oh, Buster è entusiasta! Ma dove potrebbe essere? Non riesco a vederlo da nessuna parte. E tu? Oh, guarda! Eccolo! E sta portando la pallina di Buster! Penso che lui voglia che lo segui, Buster. Vai, vediamo cos'ha da mostrarti. Oh, si sta portando dietro una sciarpa. Ottima idea, Buster! Voi due dovreste fare un pupazzo di neve. Guarda come usa le sue ruote per accumulare tutta la neve. Geniale, Buster! Wow, sta già prendendo forma. Ed ecco la testa. Ben fatto, Robin! Un pupazzo di neve non è completo senza la sciarpa. A cosa servono quei pezzi di carbone? Ma certo! Robin è andato a cercare qualcos'altro. Oh sì, una carota per fare il naso del loro pupazzo. Che pupazzo di neve fantastico! Ma guarda, Buster pensa che manchi qualcosa. Wow, che raffica di vento! E guarda, ha trasportato un cappello a cilindro da Buster e Robin. Proprio ciò che mancava. Ben fatto, Buster. Robin è sicuramente d'accordo. Oh, wow! Il pupazzo di neve ha appena fatto l'occhiolino. Mentre la neve cade, Buster ora non ha solo Robin con cui giocare, ma anche il suo nuovo amico pupazzo Buster di neve. E Scout stanno andando a casa. Aspetta, cos'era? Oh wow, è una piccola renna. Deve essersi persa. Buster cerca di rallegrarla. Ah, penso che voglia giocare. Guarda che salterina. Ora Buster lancia una palla di neve. Ups, scusa Scout. È divertente giocare con nuovi amici. Buster ha costruito una rampa di neve. Chissà cosa ha in mente. Brum! Buster fa un grande salto. Ora tocca a Baby Renna. Wash! Ora Scout! Ops, scusa Buster. Ma dov'è andata Baby Renna? Seguono le impronte. Eccola! Stava giocando a nascondino. Dove sta andando, Scout? Un grande mucchio di neve. Oh, guarda, è Scout. Wow, alte impronte di renna. Ma sono più grandi. Chissà dove portano. Penso che gli amici vogliano seguirle. Le tracce girano tutti intorno agli alberi. Guarda, sono mamma e papà renna. Sono felicissimi di aver ritrovato Baby Renna. Baby Renna si è divertita un sacco a giocare con Buster e Scout. Ma è arrivato il momento di salutarli. Ciao Baby Renna, a presto!
È sera e Bandito, il cugino di Buster, sta arrivando per fare un pigiama party. Sarà molto divertente. È ora di fare uno spuntino. La mamma prende i biscotti dal mobiletto. Buster e Bandito adorano i biscotti. Ecco, uno per uno. Buonissimi. Ora la mamma li mette via. Ma Bandito ha visto dove sono. Bandito e Buster passano una serata molto divertente giocando insieme. Ma poi arriva l'ora di andare a letto. Vorrebbero restare svegli più a lungo, ma la mamma dice di no. Penso che Bandito abbia un'idea. Tutti stanno dormendo profondamente. Ma cosa succede? Bandito si è svegliato! E anche Buster! Stanno tornando di nascosto al piano di sotto. Oh! Bandito sta per rubare dei biscotti! Questo non si fa! Ups! La mamma ha sentito! Li ha beccati! È molto delusa. Non si devono rubare i biscotti. Ma i due piccoli Bus sono molto dispiaciuti. Ora torneranno a letto come gli viene detto. La mattina dopo la mamma prepara una colazione sana e deliziosa. Buster e Bandito ne hanno avuto abbastanza di biscotti. Sembra buonissimo. Bus e Buster stanno passando per le colline. Oh, guarda! Un cucciolo di cervo! Da cosa sta scappando? Oh, è Traxon il treno! Oh no! Cosa c'è che non va? Traxon non riesce a fermarsi! Presto! Buster e papà Bus corrono in soccorso! Oh no! Sta accelerando! Papà Bus chiama Otis, la macchina della polizia. Questa è un'emergenza! Ah! C'è un ramo sui binari! Papà Bus si precipita a spostarlo. Urrà! Bravo, papà Bus! Sembra che più avanti ci sia uno scambio. Papà Bus e Buster tirano le leve per modificare la direzione dei binari. Ma, oh no! Terry sta attraversando i binari! Attiva lo scambio, presto! Per un pelo. Ora Traxon sta girando e rigirando. Gli stanno venendo le vertigini. Oh no! Attenzione! Fiu, papà è arrivato appena in tempo. Sembra che Buster abbia un piano. Devono dirigere Traxon verso la collina. La collina lo sta facendo rallentare. Si è fermato. Evviva! Vai, Buster! Otis è arrivato sul posto, ma non sembra ci sia un'emergenza. Ups! Ciao, Buster! Cosa c'è su quel cartellone? Un camion dei pompieri. È sicuramente molto eccitante, vero? Guarda, è Ashley, il camion dei pompieri! Penso che Buster voglia unirsi ai vigili del fuoco. Forza, Buster! Devi prepararti per il tuo primo giorno di lavoro! Solo alcune piccole modifiche... Wow, guarda! Buster è un vero camion dei pompieri! Ha la scala, la sirena e il tubo per l'acqua! Oh oh, l'allarme! C'è un incendio in corso! Ashley deve andare a occuparsene.
Tu stai qui, Buster. Ehi, è Tony il furgone. Attento alla pozzanghera. Oh no. Oh no, la scatola che è caduta ha appiccato un incendio alla caserma dei pompieri. Cosa possiamo fare? Presto, Buster, il camion dei pompieri. Spegni quell'incendio. Oh oh, il fuoco si è diffuso fino al tetto. Continua a sparare acqua, Buster. Urrà, Robin è venuto ad aiutarci. Ed è tornata anche Ashley. Potete farcela se lavorate insieme. Due camion dei pompieri sono meglio di uno. Fiu, finalmente il fuoco si è spento. Bel lavoro, Buster e Ashley. Guarda, è di nuovo quel cartellone. Aspetta un attimo. Ora c'è Buster sul cartellone. Wow, sei un vero eroe, Buster. Alla scuola di Buster c'è la giornata dello sport. Oh. Che emozione. La prima attività è la corsa dei 100 metri. Ai vostri posti, pronti, via! Vai, Buster! Ha vinto! Urrà! È stato felice! Buster è il più veloce della scuola. La prossima attività è il salto in alto. Scout va per prima. Corri, corri! Wow! È stato eccezionale! Buster pensa di poter battere quel salto. Parte e... Ups! Non preoccuparti, Buster. Non sembra molto felice. Ora la corsa con cucchiaie e uova. Pronti e... via! Buster vuole davvero vincere. Ups! Buster andava troppo veloce e ha rotto l'uovo. Oh, cielo! E il vincitore è Ash! Bravo, Ash! Buster è infastidito dalla sconfitta. Desiderava davvero vincere. È così arrabbiato che non vuole giocare a palla con gli altri. Sembra divertente, Buster! Non si tratta solo di vincere, Buster, ma di divertirsi! Urrà! Adesso si stanno divertendo tutti insieme! È ora di consegnare le medaglie! Buster è terzo, Ash è secondo e Scout è prima! Bravi ragazzi! Che giornata fantastica! Tutti? Che meraviglioso tramonto! Scommetto che Buster si è divertito un sacco sotto i raggi del sole. Oh, chissà cos'è quella melma verde. È così appiccicosa e... Oh no, è caduta su Buster! E non penso se ne sia accorto. Cosa sta succedendo? Qualcosa non va. Guarda tutte quelle lapidi e zucche che stanno comparendo. È spaventoso. E cosa è successo a Buster? Credo che quella melma verde l'abbia trasformato in uno zombie. E quello chi è? Oh no! È Buster lo zombie! Digger è davvero terrorizzato! Ma non credo che Buster sappia di avere quell'aspetto! Oh, guarda, c'è Scout! Buster è proprio felice di vederla! Oh no! Anche lei sembra spaventata! Oh no! Scout si nasconde da Buster! Proprio come ha fatto Digger. Povero Buster, è così triste e sconsolato. Dai, Scout, Buster è tuo amico. Credo che Scout abbia un'idea. Vuole che Buster la segua. Buster, ora capisci? Sembri uno zombie. Ecco perché tutti hanno paura di te. Non preoccuparti, Buster. Guarda, la melma è venuta via ed è rimasta sulla ruota di Scout. Penso che Scout abbia un piano. Un autolavaggio! Ottima idea, Scout. Buster è sempre felice di andarci.
Sì, il verde è andato via. Buster non è più uno zombie. È stato molto spaventoso, Buster. Oh, cielo! Scout, ululi come un lupo mannaro. Felice Halloween a tutti.